La nostra organizzazione lei può stare tranquilla. La chiesa è sorvegliata fin da ieri. Ho messo un uomo ad ogni possibile entrata ed uscita. Mi raccomando, voglio sposarmi in maniera rigorosamente privata. Oltre i pochi invitati non deve entrare nessuno. Non voglio ficcanaso e soprattutto non voglio fotografi. Fermi, dove andate? A Bruce Willis e falla finita che sta mal lavorata. Oddio, un funerale. Basta, mettela giù. M'ha sfasciato la spalla. Oh, ecco. Vattene, qui non si può entrare. Scusi, ma questa non è la chiesa di Santa Brigida? Sì. E allora è qui che dobbiamo lasciare la salma. Tra poco ci sono i funerali. No, si dà il caso che tra poco c'è un matrimonio, il mio. Portatevela via. Che porto via? Leggi qua, Santa Brigida, ore 12, funerali. Noi la salma l'abbiamo portata, mo fa come te pare. Aspetta un momento. Don Mario! Don Mario! Che c'è? Don Mario! Hanno portato una bara. Lo so, ci sarà un errore. Andiamo, oh. Dai su, mortacci tua. Su, su con la vita, dai. Ok, ragazzi, va bene, è tutto tranquillo. Anche qui niente da segnalare. Non è Don Mario. No, non sono Don Mario. Sono Don Ciro. Allarme, allarme, emergenza paparazzi, massima sorveglianza. Anda Falchi, nato in Finlandia nel 1972, presente il Festival di Sanremo, passa al motociclismo, ultimo fidanzato Max Biaggi. Fermati, o sei un uomo morto. Don Mario. Stand up. Che dici? Chop, fuori, vai! Fuori, li ho visti, non andranno lontano. Auguri! Nemmeno male che doveva essere un matrimonio privato. Adesso finiamo su tutti i giornali. Sì, ha ragione, mi scusi, ma basta con le chiacchiere. Scortateci all'aeroporto e non ne parliamo più. Certo, e ancora ci scusi, solo che questi fotografi si intrufolano dappertutto. Sì, va bene. Scusateci ancora, non succederà più niente. Vai. Adesso mi passa. Auguri! Arriva di fuochi! Evviva! Arriva di fuochi! Guido, sto guidando col culo da Guido! Non credo! Come dice? No! Questo è ubriaco! No! Io non sono ubriaco! Però mi viene da vomitare! Vomito! Signore, sto vomitando! Che schifo, Davide! No! Guardi qui! E meno male che doveva essere la giornata più bella della mia vita! Ma che è successo? È triste, è ubriaco, si è sentito male. È strano, ci serviamo di questo autonoleggio da molto tempo e non è mai successo. Ah, complimenti! Visto che l'avete scelto voi quel cretino, adesso l'ospedale ce lo portate voi! Portatevelo via! Ragazzi, prendetelo! Portaci un altro! E noi ce lo beviamo! E ce lo Guido io!